Allora, a volte si ritorna sul luogo del delitto. In questo stesso locale avevo intervistato tempo fa Pino Scotto, tu l'hai visto. Ecco. Al volo, appena l'avete postato. Oggi invece sono con GL, che è il cantante degli Extrema. Yes. Voi vi caratterizzate per un genere di musica particolare che si chiama combat. Ma no, sarebbe heavy metal fondamentalmente. Okay. Poi c'è thrash metal, ma io gli ho dato questo nome che è combat metal perché... sono testi d'attacco proprio. Ecco, ma quello che colpisce, a parte la particolarità della musica, sono i testi. Di che cosa parlate nei testi, GL? Ma guarda, visto che il nuovo album è uscito il 7 maggio qui in Italia, e se non mi ricordo se è il 21 o il 22 in Europa e negli Stati Uniti, si chiama The Seed of Foolishness, che sarebbe il seme della follia. Il riferimento è al potere, all'arrivismo, il denaro come unico valore della società moderna, praticamente, cioè l'acquisizione di potere, avere sempre più cose, che è il classico schema del consumismo. Quindi l'album non è un concept album, ma diciamo che si basa sul mio interessamento a questo fantomatico complotto del nuovo ordine mondiale, eccetera, queste piccole società ormai segrete, ma il segreto di Pulcinella, perché ormai le conosciamo anche come nome e anche i particolari, diciamo, l'informazione alternativa della rete ci offre varie opportunità di capire, insomma, cosa sta succedendo anche. Ci vuoi parlare di queste tue scoperte? Complotto? Wow. Cos'è questo complotto? No, perché solitamente il nome di complottisti viene dato a chi denuncia, mentre tu invece... Oramai sì, okay. Esatto. Cos'è che hai scoperto, GL? Ma niente, io piano piano diciamo che... Partiamo dal fatto che comunque noi come band abbiamo sempre trattato temi a sfondo sociopolitico. Comunque parliamo del sociale, parliamo dei problemi della società. Nel momento in cui ovviamente ogni riferimento al testo può essere, viene scaturisce dal fatto che tu stai vivendo un particolare momento anche sociopolitico, storico, in quel determinato momento, quindi puoi avere dei riferimenti, ma alla fine diciamo che funziona talmente sempre così che il discorso rimane sempre lì comunque, no? Per quanto ci gira intorno. Quindi venendo anche da una scena musicale che era quella hardcore, non a confondere con l'hardcore, quello che adesso viene passato con Unz, l'hardcore era quello di protesta che è nato in America, soprattutto nella provincia di Washington DC, negli anni, diciamo, inizio anni 80, metà anni 80, quindi è nato anche per reagire al governo Reagan, quindi era una musica molto politicizzata, era proprio incazzata, diciamo, erano veramente incazzati questi qua, infatti hanno creato... Possiamo dire incazzati? Incazzati di brutto. Erano tra l'altro dei ragazzi che si ribellavano alla mentalità consumistica, quindi anche di quella di consumare, di far parte di questo sistema, quindi anche drogarsi, ubriacarsi, sono diventati, chiamarli movimento straight edge, perché comunque si ribellavano talmente tanto che andarono anche oltre, cioè il fatto già di ubriacarti era praticamente far parte del sistema, usare droghe, che è quello che in realtà è il piano. Quindi lotto contro il sistema, faccio ciò che fa comodo. Esatto, quindi è diventato veramente radicale come pensiero, e anche io comunque sempre preso la musica come divertimento, principalmente, no? Ecco, ma tu che cosa... Piano piano sono entrato, no? Quindi che cosa hai scoperto? Ho scoperto l'acqua calda, diciamo. Non è che ho scoperto... Ma ci parli di quest'acqua calda? È bollente più che calda, proprio ribolle. Ma niente, diciamo che ho cominciato prima, a interessarmi, scusa, con la caduta delle... Mi dicevi prima che in realtà, sì, tipo uno Stato, non è che conta niente, ormai è tutto a livello sovranazionale, mi dicevi prima. Ma io sì, io alla fine, quello che l'informazione alternativa, che comunque è alternativa fino a un certo punto, è la vera informazione, perché ormai tutto è comunque politicizzato, controllato, censurato. Ho avuto anche la conferma da una giornalista stessa, adesso lo dico, una signora che nell'aeroporto, andavamo a suonare a Londra, mi senti fare questi discorsi ai miei compari che asciugo, infatti il mio nome di battaglia è Asciugone Regina, perché io sono un martello quando parto e non mollo. Infatti i viaggi durano un cazzo i nostri, perché io parlo talmente tanto che facciamo 6 ore di furgone e si arriva subito al luogo. E mi senti parlare di molti di questi argomenti e mi disse, all'imbarco dal pullman fino all'aereo, mi disse: sai che l'ho sentita parlare fino adesso e devo dire che quello che lei ha detto mi ha interessato e lei c'ha ragione, mi disse, no? Allora le dissi: ma sono contento, ma che mestiere fa? E lei mi disse che faceva la giornalista per questo giornale. Allora le dissi: ma se lei pensa che quello che io ho detto fino adesso
è dalla parte della ragione, perché non scrive quello che pensa anche lei. Lei mi ha detto: ma se io scrivessi quello che penso, mi licenzierebbero dopodomani, perderò il lavoro, quindi non potrei più mantenere la mia famiglia. Cioè, me l'ha detto chiaro e tondo in faccia. Bene. Questa è già una cosa che comunque... Quindi oggi un giornalista per mantenere la famiglia deve raccontare balla alla gente. Questa signora ma ha contato questo, sì. Quindi... E questa signora fa di mestiere la giornalista. Ecco, cosa ti aveva sentito dire? Quella... attendibile. Cosa ti aveva sentito dire quella giornalista che aveva condiviso? Esattamente non me lo ricordo, perché comunque sì, più o meno, sono dai, svariati. Ma sì, i discorsi parlavo sempre di sta roba qua, anche perché stavo per fare l'album nuovo, quindi parlavo anche dei testi che stavo per costruire, quindi è un argomento che mi è girato in testa per circa... diciamo quasi 3 anni, perché poi ho guardato un falco di documentari, la rete ne è piena, YouTube è un parco di divertimenti sotto questo aspetto, no? Ecco, però io ancora non ho capito che cosa intendi. Io intendo dire due, che ci sono delle famiglie. A quanto pare ci sono delle famiglie che dal secolo scorso piano piano hanno deciso a tavolino, proprio sedendosi, visto che comunque già avevano un potere economico abbastanza grosso da fare piani per il futuro, ma non un futuro immediato, un futuro che comunque arriva a fine giorni nostri praticamente. Quindi sono dei pianificatori. Sono dei pianificatori. Quindi famiglie, dicevi, che? Di gente veramente che si è praticamente anche arricchita, perché comunque hanno avuto la lungimiranza, tipo vedi Rockefeller, di investire sul petrolio subito, di capire che nel momento che non c'era neanche la corrente elettrica, ma avevano ancora le lampade a olio, di usare il petrolio appunto per fornire luce. Poi è partito da lì, a quanto pare, il primo Rockefeller, no? E piano piano ha preso il controllo, unendosi logicamente sempre con altre persone di potere, perché poi alla fine, per acquisire sempre di più, a quanto pare, tutte queste persone poi si congiungono, no? Prima o poi si incontrano praticamente. E allora o lo spartiscono o si fanno guerra, e questo è il discorso, o trovano un accordo comune per gestirsi questo potere, che poi è proprio... è un guadagno continuo, come ho scritto nei testi. Ho scritto che una frase della prima canzone, che è Between the Lines, di leggere tra le righe, perché alla fine c'è molto da leggere tra le righe, non è... Se uno legge e sta veramente attento e usa l'intelletto e la coscienza, soprattutto la coscienza, io la chiamo coscienza cosmica, perché siamo di più che quello che appariamo come in questo momento, no? Che siamo reali, siamo tangibili e toccabili. Se usi quella, prima o poi arrivi a capire per quale motivo queste persone acquisiscono potere senza mai fermarsi, perché poi non riescono più a fermarsi, è come una macchina impazzita, no? Ormai queste persone, con il loro potere economico, quindi il capitalismo, il pensiero capitalistico che hanno praticamente inculcato in ognuno di noi, quindi quello che tu puoi arrivare può essere qualcuno, ma non è vero, non ci riesce quasi nessuno. Anzi, ma cosa comprano queste persone col denaro? Scusa. Comprano anche le persone, ogni persona ha un prezzo, lo possiamo vedere in Italia, no? I politici sono... se ne è venduto uno, non so come si chiamava, quello che è passato da un momento all'altro. Sono tanti, si perdono conto. Oramai, a quanto pare, non è più uno schieramento di pensiero, ma è una compravendita, come si compra i giocatori di calcio, di basket, di sport, di squadra, no? Sei una compravendita. Cioè, tu non hai più una tua convinzione politica, ma hai un prezzo. Ma infatti è quello che è il metodo usato da sempre. Ma che cosa ti aveva sentito dire questa giornalista? Ma io parlavo, secondo me, visto che alla fine i discorsi che faccio gira intorno a questo argomento, parlavo di controllo sicuramente. Parlavo che tutto è controllato, tutto è stramega controllato. Cioè proprio la nostra libertà praticamente, secondo me, non esiste veramente più. Cioè, ci sono delle leggi, ovviamente, delle regole che regolano appunto il fatto che uno ti stia spiando, no? La famosa privacy, che in realtà secondo me è venuta a mancare completamente. In realtà secondo me appena possono, appena vogliono, ti vengono a guardare anche il peli del buco del culo, tra virgolette, diciamolo proprio chiaro e chiaro, perché il signor Mardo, che era uno di quelli, no, che ha spiato, che gli tirava il culo, quello lo spiava praticamente, e comunque ancora a piede libero, tanto il discorso che facevamo prima, hanno talmente un potere economico enorme che sanno che prima o poi possono pagare in fondo, no? E non sono come noi, che se per caso rubi una mela poi sei nella merda sul serio. Cioè. Ecco, ma controllare, mi fai qualche esempio? Ad esempio, secondo te il fatto di andare a scuola e studiare su determinati libri è controllo? Certo che controllo, ma secondo me io mi sono anche informato, cioè, oltre a interessarmi poi a tutto questo discorso del fantomatico complotto, eccetera, il nuovo ordine mondiale, sti cazzi, società, l'hobbit, poteri occulti al di sopra del potere reale che vediamo tutti i giorni, guardo anche cose su doc, oppure mi argomento su
su chi ha praticamente fondato questo pianeta, no? Cioè chi ci ha veramente messo su questo pianeta. Quindi io penso che anche l'archeologia stessa sia da quasi da riscrivere a questo punto. Cioè, quello che ci hanno insegnato a scuola penso che sia veramente, ovviamente, una piccola infarinatura di date solo su guerre, perché si parla solo di guerra. Io mi perché io devo imparare a scuola date di una guerra all'altra. Che cazzo me ne frega e cosa me ne faccio nella vita, poi soprattutto. Cioè, ci insegnano la guerra. In fondo tu vieni addestrato fin da quando vai a scuola che la guerra c'è, esiste, perché c'è una data di battaglia, un'altra battaglia, liberazione, poi battaglia, poi una guerra. La storia dell'umanità la storia è una guerra continua, praticamente. Questo è quello che ti vengono più o meno a insegnare a scuola. Potrebbero insegnare qualcosa di più edificante. Che invece sì. Io mi ricordo che la mia professoressa di italiano, adesso faccio una piccola parentesi, alle medie mi diceva sempre di interessarci fin da, eravamo comunque giovani ancora, ma di leggere i quotidiani e guardare il telegiornale. Io adesso lo faccio di default, anche se ho smesso, perché tanto di sentire le stronzate che dicono questi qua mi sono proprio rotto le palle, ma sul serio, perché proprio poi vivo male la giornata, quindi preferisco godermi l'amore di mia figlia piuttosto che guardare questi stronzi che dicono palle dalla mattina alla sera, bugie. Cosa stavo dicendo? Scusami, stavo dicendo che in realtà non siamo liberi. Sì, okay. Poco fa volevo dire qualcos'altro perché mi sono perso un'altra che volta. È tutto da rivedere la storia, sì, del pianeta. Okay. Quindi alla fine anche l'istruzione logicamente è guidata a portarti, cioè se tu non pensi o ti fai delle domande, non sei curioso, viene assorbito secondo me automaticamente, quindi passi poi, l'istruzione poi logicamente va avanti. Devi essere un registratore che memorizza quello vai, che vai avanti, alla fine passi fai le elementari, fai le medie, fai una scuola superiore, poi dopodiché puoi passare a fare l'università oppure viceversa, farti una piccola specializzazione. Ma in fondo mi sono accorto che la verità non c'è neanche all'università, per esempio. Io mi ricordo che ho conosciuto questo ragazzo che faceva la tesi di economia e commercio, se non sbaglio, è andato dal mio chitarrista, perché parlava anche di musica, eccetera. Allora io gli chiesi se gli insegnavano economia e commercio chi è fondato in realtà la borsa. Io più o meno penso di saperlo, perché ho visto questo doc di questo, a quanto pare, professore con due palle così, in inglese, che spiegava appunto la storia del denaro, si chiamava, carino, come è una spiegazione a grandi linee di come si è evoluto il denaro nel mondo, no? A quanto pare la prima forma di borsa è stata creata da un baro. Forse per questo che si dice giocare, no, in borsa, perché in fondo è un gioco, poi giocano con le vite delle persone, è veramente un gioco pericoloso. Si chiama tale John Law, Giovanni Legge, tradotto in italiano, fa ridere anche. Era un baro, per levarsi dalla merda, dal fatto che si era riempito di debiti. Io l'ho chiesto a questo ragazzo e lui mi disse no, non me l'ha mai detto nessuno. Ma allora quello che ho visto io, che cos'era? Una spiegazione fittizia, però approvate dai canali tipo Discovery Channel. Quindi l'istruzione, eccetera. Che cos'è? È una sorta di catena di montaggio? L'istruzione te la devi andare a trovare tu, secondo me, l'istruzione vera. Cioè quello che ti fanno studiare a scuola, per la maggior parte penso che siano, non dico tutte cazzate, perché ci mancherebbe, cioè, però è un metodo è come, faccio un altro esempio, leggevo l'altro giorno, parliamo di istruzione ovviamente, parlavo l'altro giorno, leggevo su Facebook l'altro giorno, torniamo su sto cazzo di Facebook, non l'ho ancora nominato, quindi è la prima volta. La prima volta, meno male, che è una droga, che cazzo di Facebook. È il confessore di tutti noi. E c'era un ragazzo che appunto aveva messo una foto di scie chimiche, no? Evidenti praticamente. Cioè, lo vedi anche, poi se ne parliamo anche di sta roba qua che mi interessa, perché e poi ne parleremo. Sì, però sì, questo qua alla fine, certo, andava a chimica e sottoscrisse. Io sono guardato i commenti, me li guardo spesso. E questo qua scriveva, ma no, guarda, io faccio chimica, il mio professore di chimica mi ha spiegato il perché si formano queste specie di nuvi fini. E io ho scritto, sì, bravo, vai dal professore di chimica a farti, vai a chimica. No, l'ho provocato, poi non mi ha neanche risposto, non mi rispose. Però questo qua che è il suo professore, per esempio, cioè non crede ai suoi occhi. Cioè è veramente preoccupante che un ragazzo giovane non creda a se stesso, perché ma io è una cosa che comunque noto comunque in giro spesso e volentieri da quando sono papà. Beh, io, ma l'informazione e la manipolazione ti, esatto, porta a questa, non credere a te stesso e a credere io credo all'autorità, al mio professore, capito? All'autorità in quel momento il professore, certo, è l'autorità, quindi lui, certo, crede all'autorità. Ma io non è che non credo nell'autorità, ci mancherebbe, ci vogliono delle leggi, non sono qua per diffondere l'anarchia totale, cioè, tutto ha un ritmo, no? L'universo stesso, cioè, non possiamo opporci a un ritmo che è imposto dalla natura stessa. Infatti, ma dipende qual è lo scopo che l'autorità si prefigge, capisci? Perché se l'autorità si prefigge lo scopo di annullarti, esattamente, di schiavizzarti, di manipolarti, allora no, l'autorità non va bene. Quindi
non è che si contesta l'autorità in assoluto, ma dipende dagli scopi che ha. Questo assolutamente voglio dire, no. Tuo figlio nel momento in cui contesta la tua autorità e magari tu la vuoi educare in un certo modo, è chiaro che non credo che faccia nemmeno i suoi interessi. Ecco, questo è un discorso, che è un pensiero che ho avuto pure io quando devo logicamente far capire, mia figlia però è una bimba ed è pura, no? Però stiamo ragionando in questo senso, arrivati a una certa età, naturalmente l'esperienza ti fotte anche, perché l'esperienza è fatta anche per insegnarti, ma anche per fotterti invece. Cioè, perché poi ragioni poi, per abitudini. Esatto, ragioni per l'abitudine. Diventa un fatto meccanico, esatto. In realtà invece la vita, esatto, è un continuo muoversi di forze e di energie, è sempre in evoluzione, sempre in cambiamento. Questo che mi rilascio al grande maestro che è Bruce Lee, ricordiamoci. Cioè, parlava appunto di questo. Che non era quel fenomeno da baraccone che ci ha fatto credere, assolutamente no, era un grande filosofo, un grande innovatore, soprattutto, certo, della società moderna. Ma infatti, certo, tutti i grandi innovatori sono stati comunque fatti fuori. Quindi tu il problema anche dell'autorità verso tuo figlio te lo poni, sì? Sì, me lo pongo ogni tanto, mi chiedo quando devo, logicamente quando devi diventare severo, perché un genitore lo deve fare a un certo punto, cioè per far capire a tuo figlio che direzione deve prendere, perché i bambini poi sono ribelli per natura, si ribellano, l'abbiamo fatto tutti, comunque siamo tutti stati bambini o ragazzi. O quindi i bambini vogliono capire perché. Forse i bambini vogliono anche capire, effettivamente. Invece gli adulti cosa dicono? Devi fare così e basta, perché lo dico. No, in effetti i bambini hanno bisogno di capire. Come diceva Bob Marley, tell the children the truth, diceva, no? Cioè, aveva ragione. Io infatti con mia figlia cerco di parlare, sì, da papà, ci mancherebbe, ma come un essere umano, che comunque cerca di fargli capire le cose della vita. Infatti lei è molto curiosa, quando mi chiede le cose mi fa anche piacere. Cioè, ecco, ma tu cosa avverti come senso di responsabilità verso tuo figlio? Tu hai detto la nascita di mia figlia mi ha cambiato. Ma assolutamente. Mi ha fatto ragionare in un altro modo. Cosa vuol dire, GL, questo? Vuol dire che non riesco anche a vedere, personalmente, che non riesco neanche a vedere. Faccio un piccolo esempio per farti capire, no? Io ho guardato un po' di anni fa, quando uscì il film, quello rifatto, sul famoso film sul fantascientifico La guerra dei mondi, quello con Tom Cruise, no? E che parla appunto di un padre che a un certo punto deve salvare sua figlia, e lo vedi un po' come si vede un film, no? Di fantascienza, mi sono piaciuti gli effetti speciali eccetera, ma l'ho visto in una certa maniera. L'ho rivisto invece recentemente. A me quel film là non piace, però. No, ma lascia perdere. Cioè, da quando ho invece avuto mia figlia, da quando c'è mia figlia, quel film l'ho rivisto e ti colpisce in un'altra maniera, mi colpisce proprio al cuore. Cioè, questa è la coscienza che si è accesa, no? Non riesco neanche a vedere un film dove un bambino, per dire, subisce un maltrattamento, perché mi rivedo ancora di più di come era prima. Non è che prima me ne fregasse niente, ci mancherebbe, però adesso mi colpisce veramente al cuore. C'è una cosa che vivo in una situazione emotiva completamente diversa, è proprio forte. Mi spieghi bene questa cosa. Quindi vedendo che queste persone vogliono usarci come cazzo, ci vogliono sfruttare, siamo usati come delle cavie, diciamo, no? Noi veniamo al mondo, dopodiché la società ti deve prendere tuo figlio, praticamente, la tua prole, perché a un certo punto viene assorbita dalla società e tu non hai più il controllo, anzi dovrai combattere per tenerla sempre più vicino, per non farla andare in questa giungla, come la chiamavano i Guns N' Roses. Sì, perché l'istruzione è obbligatoria, le vaccinazioni sono obbligatorie. Ecco, mia figlia per esempio non è vaccinata, io mi sono informato, ci siamo informati, le vaccinazioni non sono più obbligatorie, ma sì, lo sa in poca alcune gente, regioni no. Lo sa poca gente, comunque quando vai dalla pediatra la prima cosa che ti viene a dire è che devi assolutamente, ma sei un pazzo, ma non è vero, cioè, di cosa stai parlando? Poi quando capisci che hai capito che in realtà sai quello che stai dicendo, allora la smetti di romperti i coglioni. Però c'erano dei prezzi da pagare, perché per esempio adesso mia figlia dovrà trovare una piscina per farla andare, perché non la prenderà nessuno, perché logicamente tutto è collegato, che c'è un business delle case farmaceutiche, scusate, è pazzesco, c'è un business allucinante. Questi, il famoso potere, cioè, che si è praticamente globalizzato, ormai, cioè, è riuscito a entrare ovunque praticamente. Questa, poi questa mentalità che ci arriva anche a noi di conseguenza, che noi italiani soprattutto, tra virgolette, parlo un po' di mentalità mafiosa, no? Dove ogni piccolo gruppo ha una specie di mentalità mafiosa, no? È chiuso, ristretto, ti chiudi, ti restringi. Il contrario invece dovrebbe essere, io per questo che mi apro alle persone e parlo con tutti, non ho problema a parlare con chiunque, cioè io sono asciugone regino, ok, come ho detto prima, però io mi confronto,
cioè qualunque età abbia, tu abbia, qualunque nazionalità tu provenga, non mi interessa, cioè, io mi confronto con te. La gente invece ultimamente con l'insegnamento di spiare ha paura ad aprirsi, cioè ha sempre magari ti guarda sempre con sospetto, perché c'è sempre un sospetto dietro in quello che diciamo, non c'è mai la verità pura, perché abbiamo sempre è un secondo fine che ci è stato inculcato e continua a essere inculcato, che queste trasmissioni di merda che vengono trasmesse di spiare sempre qualcuno, cioè perché dobbiamo spiare qualcuno? Cioè, e poi per quale motivo dovrà avere la paranoia di essere spiato? È diventato un popolo di guardoni, visto che ci piacciono queste trasmissioni. Un popolo perché queste trasmissioni sono globalizzate, non sono solo qua, sono in tutto il mondo. So che tu ti sei interessato anche alla massoneria. Che idea ti sei fatto della massoneria? Allora, la prima cosa, finalmente ho capito perché Topolino aveva dentro, quando andavo all'oratorio, io mi ricordo però, perché lo leggevo solo all'oratorio, poi stavo lì, però mi ricordo questi simboli strani, no? Il compasso, la G, diciamo, la mia mente, probabilmente mi diceva, ma che cazzo c'entra sto robo qua in questo momento? Adesso ho capito, dopo tutti questi anni, andandomi a informare, perché anche se non Walt Disney era un massone a quanto pare, tessera numero, sti cazzi, no? Ho fatto pure un bel processo per istigazione alla magia e satanismo, per l'immagine che c'era in Bianchi e Berni, che era impossibile da individuare, non so chi cazzo ha avuto l'occhio di stare a guardarsi comunque il frame in quel momento lì. Quindi che idea ti sei fatto? Quindi mi sono fatto che questi qua sono massonerie, poteri occulti. Questi ti fanno il brainwash fin da quando sei piccolo. Bisogna veramente essere connessi con la coscienza cosmica universale per non essere attirati in questa trappola, perché è una trappola che continua a tutti i livelli. Ma per te cosa vuol dire essere connessi con la coscienza cosmica? È una cosa. Supernatural. È sovrannaturale. No, cioè? non è niente che noi abbiamo perso, io ritengo che noi abbiamo perso il contatto con quello che siamo veramente da quando entriamo a far parte veramente della società, cioè quando veniamo proprio presi anche dalla burocrazia stessa, quindi cioè, ci sconnette da quello che in realtà dovremmo fare nella nostra vita reale, che non è questa, non è quella fatta di scartoffie, di burocrazia, oggi sono andato a pagare l'IMU, a comunque prendere un modulo per l'IMU, sono 3 giorni che ci andavo, vai a pagare una tassa tra l'altro ingiusta secondo me, te rompo pure i coglioni, in più cioè ti creano dei problemi, capito? Cioè queste persone messe lì apposta per crearti dei problemi, che io già ti vengo a pagare una cosa che se fosse per me non te la pagherei neanche, lo dico proprio sinceramente, io non pagherei neanche le tasse a fine anno, visto che questi signori sono attaccati ai soldi, no? Ecco, adesso vi rilascio i soldi, sarebbe proprio della serie, non ti paghiamo più un cazzo, un milione, ci arrestate tutti. Chissà perché sono d'accordo con te. Perché sono d'accordo? Ma visto che andare in piazza a protestare non serve a niente, perché le mazzate comunque non ci sarà mai perché grossa parte delle tasse non ci sarà mai una manifestazione pacifica. Vanno agli usurai internazionali. Ma certo che vanno, ma è tutta una mafia, è una mafia internazionale, ma che è ormai. No, tu hai detto, non dovremmo vivere una vita così. Perché dovremmo vivere una vita diversa. Lavori 5-6 ore al giorno, ok? Non sei una bestia, bastano anche 6, penso che siano anche troppe. Il resto lo contribuisci all'evoluzione della società. Ci mancherebbe, cioè siamo una società, non possiamo vivere da soli, isolati, a meno che uno faccia una scelta perché vuole provare ad alzarsi a 3 metri da terra, tipo la leggenda dei monaci in Tibet o dei grandi maestri di yoga. E basta, il resto lo dedichi a quello che in realtà ti piace. Allora forse sarai una persona felice, se no sarai sempre una persona infelice. Farai un lavoro che non ti piace, che è una merda, ti devi sbattere come un pazzo perché tutti i giorni dovrai portare a casa la pagnotta alla famiglia. E che tempo rimane una persona di essere se stessa, no? Non rimane più un cazzo, cioè non ti rimane. Poi il resto del tempo lo passi guardando la televisione, assorbendo quello che la televisione ti passa fino a lobotomizzarti definitivamente. Ma tu non trovi che questo potere sia diabolico? Cioè, allora, ma certo che è diabolico, è concepito. No, aspetta, mi spiego. Lavorare 8 ore al giorno è una roba veramente da folli. Anche di più 8 ore anche al giorno. Di più. Ora sono poco. Ma addirittura io ti faccio mancare questa schiavitù. Io ti faccio mancare questa schiavitù e tu reclami per averla. Cioè, è il massimo della vita. Ma c'è gente che. Guarda, io ho visto un report dove c'era questo palazzo, adesso non mi ricordo bene di che palazzo era, comunque un palazzo statale che controllava forse le pubblicità, non mi ricordo. C'era questa donna che non faceva un cazzo, ma proprio un cazzo di niente. L'ha detto lei, cioè io l'ho visto da 3 anni. A un certo punto fa, io facevo talmente un cazzo che mi è venuto l'esaurimento dal non fare niente. Allora ho chiesto, cioè fatemi fare qualcosa, non posso venire qua 8 ore al giorno a guardarsi il computer. Oh, gli hanno detto, no, se tu vuoi tenerti il posto, continua a fare così. E in questo palazzo gli chiesero quanta gente c'è che mi è messa come lei. Quindi vuol dire un essere umano. Lei disse quasi tutti, quindi c'è anche un po' il contrario, ma infatti ho detto che ognuno deve avere una mansione nella società, no? Quindi 5-6 ore,
possibilmente di un lavoro anche gratificante, che non sia. Logicamente i lavori devono essere svolti tutti, qualcuno dovrà fare il minatore, qualcuno dovrà fare il meccanico, ma non siamo tutti venuti al mondo per essere rockstar o per avere questo sogno che stanno inculcando nella mente di tutti, che tu puoi essere qualcuno andando solo a fare una trasmissione di merda come il Grande Fratello o che cazzo ne so. Cioè, ci vuole, non solo bisogna essere bravi per fare certe cose, bisogna essere anche particolari, quindi bisogna essere bravi, ma devi essere anche singolare, cioè non devi essere, devi avere una tua singolarità. Che viene fuori, non so in quale modo, nell'arte viene fuori in maniera astratta e quindi nella voce qualcuno può captare qualcosa, c'è una certa magia, no? Comunque nella musica, la musica è magia, la musica è vita, non la politica, la vita è musica, la politica no. Cioè, la musica ce l'ha per tutto, mi rilascio proprio la musica. L'universo ha un suono, l'hanno pure registrato, cioè l'universo c'ha un suono, capito? Forse questi signori non lo sanno. Cioè, che sono sempre in sto palazzo a fare trame e fanno veramente, poi mi chiedo come fanno a non vergognarsi, soprattutto sul serio, come fanno. Ma non... scusa, un artista come te, come vive la morte dell'arte, in sostanza? In questo paese l'arte ormai è scomparsa. L'ho scritto anche in un testo, no? Cioè. L'ho scritto la fine della cultura, la fine dell'arte, che è the end of culture, the end of art. Dice the end of everything. By those old forts, la fine di tutto, da quei vecchi scorreggioni, una vecchia gerontocrazia che non vuole levarsi dalle palle, non vuole lasciare, e se si leverà dalle palle lascerà il testimone a gente già indottrinata a comportarsi nella stessa maniera. E allora uno si chiede come si fa a sovvertire tutto questo, no? Che è lì messo apposta e comunque secondo me sta peggiorando, perché piano piano tutti questi piani che sono andato a lei a documentarmi, a vedere. Spero che alcuni siano anche farlocchi, siano fake, come si dice ultimamente. Per esempio, no? Quali? Ma che vogliono farlocchi. Far diventare tutto un governo unico, un'unica religione, quindi non so chi sarà il Dio Lucifero, secondo quello che mi sono informato dovrebbe essere Lucifero, quindi attenzione all'occhio perché Lucifero sta per arrivare sul siero, mica i metallari con le corna. E... Sul governo unico globale non sono farlocche. Okay, sul microchip non sono farlocchi, no, anche il famoso sulle microchip, scie chimiche, ecco. Allora, sul progetto ARP non sono farlocche, tutta sta roba qua. Moneta unica non sono elettronica farlocche. Non sono farlocche, tra l'altro nel microchip, quindi se loro fanno click sul microchip tu ciao, è un controllo veramente spietato, perché basta che fanno click tu non sei più nessuno, non puoi neanche più comprarti niente, neanche un pezzo di pane, sei rovinato. Infatti come hanno ucciso le dittature un fracco di persone? Mettendole alla fame. Le hanno fatte morire, anche Stalin stesso ha fatto morire non so quanti milioni di persone in Ucraina, non so quanti lo sanno, proprio ha chiuso le frontiere, non ha fatto entrare più da mangiare, quindi sono morti tutti. Senza neanche sparare un proiettile. Ecco, tu come genitore, visto che l'essere padre ha detto che ti ha cambiato, come vivi il fatto che tua figlia... Male. Cresca in questa società e soprattutto in che modo pensi di aiutarla come papà, facendogli prendere coscienza di che cosa, con che tipo di educazione? Penso che questo sia un problema che tanti genitori, certo. Tanti, alcuni, non tutti, perché la maggior parte quanto pare non ha capito in che sistema viviamo, non ha capito che è tutta una manipolazione unica. Sì, è un meccanismo perverso. Cioè... Ecco, quindi quando tu pensi ma anche per esempio, adesso una cosa che mi preoccupa, perché vedevo sempre l'altro giorno da Facebook queste minchiate messe a scherzo, ma che comunque ti fanno anche abbastanza rabbrividire, no? Una che fa la pornostar, una ragazza, e suo padre, che anche lui va sui siti ogni tanto, adesso è diventata famosa, se la becca dappertutto perché ci sono anche le sue pubblicità, no? Quindi lei vede sua figlia, cioè è un'altra cosa che... Anche la pornografia che abbiamo è un altro piano, quanto pare, quindi le paure sono diverse, no? Adesso ne ho tirata fuori una a caso perché l'ho vista in sti giorni. Ma io mi preoccupo che mondo avrà mia figlia, cioè adesso non lo so, visto che comunque ci stiamo muovendo veramente in fretta ultimamente. Ma secondo me ci stanno andando ancora poco, ci stanno andando dei giocattolini. Loro... Ma secondo te la pornografia è una cosa voluta? Hai appena parlato, comunque sì. Appena parlato di ARP e di controllo, comunque l'arma del futuro è il controllo del clima, ok. Sì. Perché ho visto le scie chimiche, faccio un esempio? Grazie a mia figlia, perché mia figlia è venuta al mondo, io il mio mestiere mi permette di vivere con lei, faccio il mammo, tra virgolette, no? Quindi al parco l'ho sempre portata io. Prima vivevo la vita del rock and roll, la vita quella... La rockstar fa tre soldi, però comunque, quindi dormivo di giorno, delle volte non vedevo la luce, da quando mia figlia va al parco la mattina,
abito in zona città studi, di Linate lì vicino. Quindi io lo sguardo al cielo lo alzo sempre, cioè, in ogni caso, comunque sono, guardo il cielo comunque almeno una volta o due al giorno, ma anche di più, mi sa. È automatico. Non cammino a testa bassa, ecco, ho lo sguardo verso il cielo. E mi sono accorto di queste scene, dicevo, ma che cazzo, da solo, perché il mio occhio la vide, notati, non è che ci vuole tanto, ho detto, cazzo è sta roba, ormai, cioè, se ne vanno via, cioè, passavano lì, si intrecciavano. La prima volta, la seconda volta, tutti i giorni, ho detto, c'è qualcosa che non va. Mi sono andato a informare, sono andato sulla rete, ci sono documentari, fior di documentari su YouTube, sta roba va avanti negli Stati Uniti non so quanti anni, stasera a quanto pare c'è anche una mozione governativa che li ferma proprio per sapere chi cazzo sono questi. Partono dai nostri aeroporti, sono bianchi. Nessuno ci crede comunque. Io sono anche civili comunque. Sono anche civili, vabbè, comunque io ne ho visti un paio, non so se poi le foto sono quelle, bianchi, perché poi alla fine logicamente l'informazione che abbiamo... Senza contrassegni. Senza niente, ci hanno detto di serbatoio, poi l'informazione che abbiamo logicamente bisogna prendere tutto con le molle, perché molti sono messi apposta, altri... Cioè, delle volte sei tu che devi capire se quello che stai vedendo e quello che stai assorbendo è la realtà oppure è la finzione. E questo che, cioè, che secondo me divide un saggio da uno stolto, tutto lì. Poi è una scelta personale, io non è che, cioè io ne parlo perché comunque è la mia coscienza che me lo fa dire, non ci posso fare un cazzo. Cioè. Ma sai, ci sono delle interrogazioni parlamentari a cui nessuno ha mai risposto. Comunque, ce ne sono 16 o 17. Ah, addirittura 16 o 17, io sono rimasto. Sì. Addirittura, porca puttana. Allora, qualche comune si sta muovendo. Ma io tra l'altro girando l'Italia l'ho visto anche dappertutto. Io mi sono fatto delle domande in automatico, ma sono appena tornato dal mare, si vede perché sono un po' bronzato. Io parlavo col bagnino, lui era tutti i giorni, un signore, io sai, faccio amicizia con tutti, te l'ho detto, io parlo con chiunque, non è che mi faccio menate se hai una certa età, se facciamo, dobbiamo fare due chiacchiere, scambiare il nostro punto di vista, come stiamo facendo ora in questo momento io e te, lo facciamo senza nessun problema. Certo. E questo bagnino, essendo comunque lì tutti i giorni, cazzo, c'erano, l'ho visto io, l'ho spiegato io, ormai sono diventato un esperto, quindi se avete dei dubbi, ho fotografato pure un fracco di volte queste cazzo di scie aeree che passavano e poi te li scambi con gli amici, sai, uno che c'era in Sardegna, l'altro che altro ormai c'è la rete che velocizza qualsiasi informazione al momento. E alla fine è così, cioè, questo qua non l'aveva mai viste, ma come fai a non vederle? Perché, ecco, questa qui è una cosa che mi chiedo, perché io le ho notate e lui no? Vive più felicemente lui comunque di me, perché comunque lui non, per lui fino a quando glielo ho spiegato l'altro giorno non sapeva neanche l'esistenza, anche se le vedeva. Perché li hanno abituati, hanno cominciato piano piano, poi hanno intensificato, che facevamo prima. Lo mettono nei film, addirittura adesso anche su cartoni animati, cominciano a parlarne anche a scuola. Me l'ha detto mio amico, un papà su Facebook, mio amico, comunque un fan della band, mi ha scritto, sai, guardavo questo cartone animato con mia figlia, a un certo punto c'era questa filastrocca sulle... Guarda che bella quella scia, tipo così, no? Io anche mi sono bloccato perché anche lui, per fortuna, il cervello funziona. Cioè, è collegato, quindi non è che... Ma sì, è una filastrocca innocua. No, come hai appena detto, non è innocua. Come in tutti i riferimenti dei film, eccetera, c'era sempre stato il riferimento, cioè ho visto queste persone che, cazzo, hanno speso del tempo a trovare tutta sta roba, perché comunque sono... C'era l'avvertimento che avrebbero fatto Corona le Torri in un fracco di cartoni animati, film, piccole scene, cioè costruite apposta, ma anche i film insospettabili, anche la scena di Mario Bros, che io non ho, un film che mi ha fatto cagare, non l'ho mai guardato. L'ho beccato dentro, chi è andato a trovare tutte queste piccole scene dentro cartoni animati, film come Terminator 2, no? Che c'era, non l'avresti mai visto se non quel fotogramma, sarebbe stato... Quasi, dice, è un caso, ma io penso che sia un caso fino a un certo punto. Ti stavo chiedendo, ma tu avviso, la pornografia è un fenomeno che si è sviluppato, la pornografia, diciamo, secondo me naturalmente, o è qualcosa di indotto e che ha uno scopo preciso? Vabbè, a quanto pare il signor Walt Disney è tipo di mazze a destra e a sinistra, di riferimenti a scene sessuali, ne ha messo un bel po', e allora non è più un caso a questo punto. Nei cartoni animati. Nei cartoni animati, che vedi fin da quando sei bambino, capito? Cioè, fino a quando sei bambino ti abituano comunque, ma poi basta vederla adesso. Allora, se la pornografia dovesse essere effettivamente vietata, sulla rete non potrebbe essere così presente, cioè basta fare un click. Poi uno si chiede perché le ragazzine sono, adesso divento un po' volgare, zoccole. Quindi, cioè, uno guarda, fa tac e dice, ok, saremo tutti contenti. Scusa, Gela, ma dice, se no? Questi in alto, soprattutto allora... quelli che sono al governo sono contenti, perché minorenni già le puoi... Ma a parte questo...
secondo te, sì, se un qualcosa viene così spinta, avrà una certa importanza, cioè un'incidenza sulla mente umana? Sicuramente, la mente umana, io sono un esperto, tra virgolette, di tutto e di niente, no? Però gli studi sulla psiche umana sono molto più avanti di quello che noi pensiamo. Si dice che delle persone ti possono, ma da sempre, no? Come i Kennedy, sono stati uccisi da un momento all'altro, quello che poi è stato automaticamente assassinato diceva che era ipnotizzato. Cioè, a quanto pare questa roba dell'ipnosi... Si chiamano candidati manciuriani anche. Progetto MK... per il film con Denzel Washington, MK Ultra. Che è un film della Madonna bellissimo. L'ho rivisto forse un mese e mezzo. Candidato manciuriano. Ok, tutto sì, questo... Ma attenzione che nei film di Hollywood c'è un messaggio giusto e sì, c'è la manipolazione. Ma è logico, di quello che abbiamo parlato fino adesso. Ascolta, ti volevo chiedere, visto che sei musicista, sì, cosa ne pensi dei video, per esempio, di questi rock star internazionali? Tipo gli 30 Seconds to Mars, Jared Leto, anche per esempio Lady Gaga, Madonna. Guarda, Lady Gaga non c'era bisogno che andavo a vedere neanche i documentari fatti da probabilmente pseudogruppi religiosi, cattolici o cristiani o che dir si voglia, che vedono il diavolo logicamente, quindi vanno a farti tutto lo spiegone. Vabbè, era evidente che Alejandro non era un video, cioè che cazzo c'entrava una canzone, a meno che Alejandro fosse Satana stesso, cioè, secondo lei, perché cioè, quel video lì io l'avrei bandito dalle televisioni un po' d'anni fa, cioè un video sessista, militarista. Cioè questa qua c'è delle mie 16 sulle tette, capito? Tutto un'orgia, c'è una croce rovesciata che va fino alla fine sulla vagina. Cioè, e quello era visto da migliaia di bambini che poi cantavano Alejandro allegramente giocando a palla, capito? Io mi ricordo quell'estate. Ecco, una roba che non capisco è perché vengono esorcizzate un fracco di band metal o rock oppure addirittura portate in causa in tribunale per delle disgrazie che possono capitare comunque nella vita, e poi questi qua riescono addirittura attraverso il potere che hanno, quindi il potere di corruzione, perché in fondo controllano qualsiasi cosa, controllano la cinematografia, controllano a quanto pare la musica stessa, certo, da sempre, certo. E quindi perché questa stronza, scusatemi, non la conosco neanche, per me non me ne frega neanche io. Poi a quanto pare che cioè può fare un video così, fare le foto con i cadaveri mummificati, l'ho visto una foto, cioè io che sono invece il vero cattivo, sono in metallaro, porco il demonio, non fatemi bestemmiare perché sennò mi incazzo, dovrei essere io il diavolo, cioè devo starmene zitto in un angolo perché non mi danno neanche un piccolo spazio con una canzoncina di merda che ho fatto suonando la mia figlia, che tra l'altro parla di fratellanza e gioia, perché le radio anche di qua sono politici, sono controllate praticamente, gente messa incompetente, cioè tutto è fatto in questo modo, non viene messa gente che praticamente si mette a 90 e fa quel cazzo che dici tu, e quindi l'arte vera, quella che deve svilupparsi, quella che ha la forza di svilupparsi, viene uccisa, perché non ha più nessuno sbocco, cioè, e quindi vincono loro. Allora a questo punto, visto che questo qui è un metodo forzato, si usa la forza in un certo senso, la coercizione, a questo punto c'è la ribellione. È per questo che io sono preoccupato, no? Perché prima o poi la gente si ribellerà. E chi succederà? È ovvio. E ci ammazzeremo, faremo come i nostri nonni a questo punto. I miei nonni erano due partigiani, hanno liberato... Io sono figlio di partigiani, di nipote, scusa, comunque figlio... Sarebbe lunga la storia di partigiani, magari la tocchiamo un'altra volta. Sì, no, dico partigiani nel senso di gente che ha liberato comunque questo paese. Diciamo che c'era gente in buona fede, ma fu un fenomeno particolare. Sì, vabbè, poi comunque i miei nonni sono sacrificati, sono stati pure feriti. No, gente in buona fede. Ok, erano in buona fede, poi per trovarci questo paese di merda messo in questa maniera. Perciò, vabbè, lasciamo stare, quello della resistenza, allora, dei partigiani è un fenomeno, vabbè, che andrebbe poi dire, io mi chiedo, sviscerato ma in un altro modo. Sempre che me lo chiedo, perché io mi chiedo, ma se dovessi farlo io, per mia figlia, quello che mi chiedo, cioè io vorrei uscire, ma se vado in giro a manifestare, ovviamente viene fuori, non ci può essere una manifestazione pacifica, perché comunque qualcuno sarà mandato lì a fare casino sicuramente, certo, al 100%, certo, certo. E poi dire, vedete, quegli stronzi, certo, che bruciano certo, le macchine, certo, e spaccano, e magari non se ne è stato tu, ci sono, certo, foto che girano anche adesso di militari che spaccano le macchine apposta, cioè quelli che chi è stato lì? È stato io? Ma non ce l'ho col potere, sto solo dicendo che io lo facessi, dovessi farlo, scusa, potrei anche non tornare a casa. Quindi se i miei nonni l'hanno fatto, e c'erano già mio padre, per esempio, che era già vivo, no? Quindi mio nonno stava su una... mi ricordo questi discorsi perché li abbiamo fatti quando si era piccolo. Si parlava ancora della Seconda Guerra Mondiale, adesso non se ne parla più, ma io mi sono informato tantissimo sulla Seconda Guerra Mondiale. Ho voluto saperne
tanto. Perché non so per quale cazzo di motivo mi sono flippato. Forse perché ho ascoltato Rain in Blood. Beh, interessante. Di Jeff Hanneman. Interessante capire perché scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, da chi fu voluta. Ma ripetiamo, magari vabbè, ne parliamo adesso, un'altra adesso, volta. Adesso sarebbe un altro perché, discorso. Perché però andremo è, molto lontano. È il discorso comunque. Volevo di, chiederti, di tu fai dei concerti sì. In Italia e anche all'estero, soprattutto sì, ma all'estero, la maggior parte dei concerti che faccio sono sbronzo, non dico mai queste cose perché poi mi perdo e mando a fare cose. Ecco, ma cosa... che clima trovi okay. In giro? Cioè la gente è a conoscenza gente, di queste cose? La gente è terminata, è proprio non, io arrivo da un... Da, cioè noi abbiamo creato, adesso parlo un piccola parentesi sulla musica, noi abbiamo creato una scena dal nulla, noi eravamo dei centri sociali, noi suonavamo solo nei centri sociali, non c'erano locali, non c'era un cazzo. Io mi ricordo che Pino, che poi ho intervistato... Pino Scotto, sì. Pino Scotto, che comunque siamo amici, ovviamente, lo saluto, ciao Pino. Pino diceva al Gozzo Metal l'ultimo Monster of Rock, scusa, Reggio Emilia, che andai a vedere io, vedi Pino, ero presente, non dormiva, nei tempi si poteva fare qualsiasi cosa senza 50 lire in tasca, non ho mangiato tutto il giorno, non ho bevuto niente, cioè mi sono massacrato, pogato, sono quelle giornate che okay. Comunque lui diceva in quell'intervista di Video Music ai tempi, grande canale musicale che ci manca tanto, diceva che non c'erano spazi, no? Che era allucinante, che era come dice adesso, come era la sua maniera. Ma io ai tempi ero un ragazzino, dovevamo ancora fare il primo album, pieno di energia, pieno di voglia di sfondare, cazzo, sono sempre stato un pogatore, ero incazzato anche, e lo vedevo come un vecchio rincoglionito, adesso lo ammetto, no? Dicevo, ma che sto qua, che dove cazzo... Ma c'aveva ragione lui alla fine, a distanza di anni, adesso, soprattutto in questo periodo. Noi siamo partiti, abbiamo creato qualcosa comunque, ai tempi, dopo, cioè l'anno dopo abbiamo iniziato l'album, siamo usciti, e abbiamo creato una scena, che è stata una scena fantastica, è durata 5-6 anni, un massacro della Madonna, fermavo i ragazzi sotto il palco perché era la mia generazione, che non c'è più, io non è che sono così vecchio. Questi ragazzi ormai sono anche loro papà, sono diventati papà, sono sei più accasato. Adesso i ragazzi li vedo, sono lì, ti guardo, si muovono. Cioè, la maggior parte sono col cellulare a riprendere il concerto così, perché a noi non ci riprendono, per fortuna non siamo ancora così, siamo andati un po' nel dimenticatoio, quindi almeno non stanno col cellulare, se non li insulterei anche. Ma in cosa credono questi giovani? Ma non lo so, io i giovani quelli del giorno d'oggi, diciamo, li incontro ai concerti, quelli che incontro io sono in gamba, sono quelli che seguono almeno la mia band, la musica che faccio. Ma in cosa credono? Credono o lottano perché cosa? Sono disillusi e sono molto incazzati. Questo è il problema, che questi signori, provocando così tanto quotidianamente, che è una provocazione dopo provocazione, tutti i giorni, infatti è per questo che bisogna mollarli ogni tanto, perché sennò ti rovina veramente le giornate, e sono incazzati. Prima o poi questa incazzatura esploderà in qualche modo. I giovani poi siamo quelli anche della mia età, comunque poco di meno. I giovani del giorno d'oggi, non lo so, quelli che guardano Amici. Ma al di là dell'incazzarsi, saranno rincoglioniti. Ma al di là dell'incazzarsi, cosa pensano di fare? Al di là dell'incazzarsi. Non lo so, perché non perché l'incazzatura non è un'azione. Io faccio il papà. Beh, l'incazzatura comunque quantomeno è... E in che cosa sfocia? È un primo sentimento comunque. Bravo, è un primo. Poi che si fa? Io ti rispondo dicendo che... Quello che faccio è comunque fare ancora... L'incazzatura trattenuta o... Io faccio ancora... A lungo porta alla frustrazione, guarda, no? Esatto, io faccio ancora la mia musica, sono fortunato, perché per me è una terapia. Io quando non suono dopo un po' comincio a sclerare. Posso andare io, vado, mi muovo, corro, mi alleno anche, mi sono sempre mosso nella mia vita. Dopo un po' comunque... Però non c'è niente che mi fa sfogare come un concerto nostro. Cioè come andare sul palco, prendere il microfono... E cantare quel cazzo che ho scritto nei testi e con il mio gruppo. Cioè non c'è niente che veramente mi leva tutto questo marcio che poi piano piano ti si attacca addosso, capito? Cioè, in quel momento lì proprio sfogo tutto. E quindi sono fortunato perché ho fatto una scelta e ci sono molti svantaggi. Però da questo lato sono fortunato perché per noi è una grande terapia. Ma il messaggio che tu porti, che voi portate con queste canzoni, riesce ad arrivare al pubblico? No. Che... No. Arriva a poche persone, sono pochi quelli interessati, logicamente lavori su ancora un pubblico ristretto, ma ritorno a quello che dicevo prima, non c'è più uno spazio dove comunque comunicare, a parte la rete, c'è YouTube, ok, ma infatti fai il video, fai tu, cioè vai lì, ma gli spazi televisivi sono scomparsi completamente, cioè la massa non ti vede mai, non sa neanche chi sei. Cioè... E le radio private, le televisioni private, scusa Gero? C'è qualcuno, c'è, ma comunque, diciamo la verità,
la gente guarda la televisione di massa, se no non ci sarebbe la massa. La massa guarda, cioè perché tutti vanno a vedere Vasco Rossi 120 euro? Perché l'happening, ci vanno tutti, perché è un avvenimento di massa, è diventato un avvenimento di massa, capito? Non è più andare a vedere proprio il concerto in sé perché Vasco è bravo, perché, ma perché è un avvenimento, lui è riuscito a diventare proprio un fenomeno di massa. È un fenomeno di massa, cioè quindi vai a vedere, a qualunque prezzo, tu vuoi vedere il concerto, fai sold out, hai capito? Ecco, ma questo delle... Quindi noi lavoriamo, cioè noi siamo ancora una band, e questo fa incazzare notevolmente, è una grande frustrazione in effetti, che sfoghi ovviamente quando vai a suonare, quando stai con i tuoi amici, quando passi dei momenti di... Anche di felicità, ci mancherebbe, bisogna anche divertirsi, non è che la vita deve essere un palo nel culo in continuazione. Cioè... Ecco, mi interessa questa cosettina, ma tu hai trovato... imprenditori radiofonici, queste radio private o televisioni coraggiose, guarda, gente che qui siamo rock and roll. Oppure veramente c'è una chiusura anche no, là? No, non c'è più niente, c'è una chiusura pazzesca. Guarda, ultimamente ci è stata chiusa una porta, soprattutto da parte del mio chitarrista, praticamente ha subito un po' la delusione, ecco, diciamo, una radio che qua dovrebbe essere rock, io dico, non faccio nomi né cognomi. Però alla fine ti viene a dire che una canzone, che quello che dicevo poco fa, che comunque avevo commerciale, non l'ho fatta perché voleva essere, l'ho fatta perché proprio, infatti pensavo che non l'avrebbero mai calcolata, invece alla fine l'abbiamo fatta, vai lì, alla fine di un disco incazzato c'è sto pezzo, ti poteva passare, ma se ti vengono a dire che con una canzone del genere, che non è che è orecchiabile, te la vorrei far ascoltare adesso, guarda, di più, cioè non viene passata perché non è in linea con la programmazione della radio, mi stai pigliando per il culo, a me per il culo, alla mia età non mi pigli. Quindi torno al discorso principale, io sono quello cattivo e incazzato, non rompeteci i coglioni, cioè noi facciamo sta musica perché ci crediamo veramente fino in fondo e il messaggio che mandiamo attraverso i testi, comunque ci crediamo, è la verità, quindi non abbiamo neanche paura di dirlo, bisogna avere paura di dire quello che si pensa, tanto alla fine, secondo me, la privacy è partita, è andata, quindi quello che pensi ti conviene dirlo. Cioè, se poi sei anche nel giusto, lo devi dire ancora di più. Si può dire che c'è una censura comunque. C'è una censura, ma c'è anche qualcuno che si autocensura. Secondo me c'è gente che ci censura da un fracco di tempo. Secondo me magari non lo sapevo neanche, siamo una band scomoda da un fracco di anni, che dice certe cose, che qualcuno va anche... magari non lo sapevo neanche. Adesso non voglio cadere nella paranoia, certo. Ci mancherebbe, o nelle persecuzioni. Nelle ma io parlavo dell'apertura mentale di questi imprenditori radiofonici, televisivi. Ma non capiscono un cazzo. Io ho sentito parlare della gente nell'ambiente negli anni, quando ti dicevo che poco fa che stavo assieme a una mia fidanzata che lavorava nell'ambiente musicale italiano, non distinguevano tipo delle band da un'altra ed erano i Red Hot Chili Peppers, ma erano in tempi non sospetti, quando non avevano ancora fatto Scar Tissue e gli album quelli da oratorio. Cioè, gente che era nell'ambiente e non sapeva di conoscere, ma ti parlo di dieci anni fa, un po' di più. Cioè, i Chili Peppers erano già comunque una realtà musicale mondiale. Questi non sapevano chi fossero. Questa è gente che potrebbe vendere le patate. Se uno fa un lavoro, deve essere comunque bravo nel farlo. Quantomeno un minimo bravo, cioè. Ma se tu non sai chi... lavori in musica e non sai un cazzo di musica, tu non devi lavorare nella musica, devi andare a mettere le suole alle scarpe, senza offesa ai ciabatti, a quelli che resistono ancora a fare i ciabattini, come cazzo si chiamano. Sta gente deve levarsi dai coglioni. Sotto questo aspetto c'ha ragione Grillo. La gente che fanno i leccaculi, i giornalisti, pagati, politicizzati, schiavi, perché sono servi, hanno uno stipendio, logicamente tutti devono andare a dire in sti giorni povero Silvio, no? Perché se hanno lo stipendio da lui, li paga lui. Se io fossi nella merda, pagassi delle persone, verrebbero a dire povero GL, capito? In ogni caso, qualcuno deve sempre dire povero a qualcun altro, ma la singolarità, essere unici, ecco, ed essere comunque anche saccenti su quello che si dice e si fa, sapere cosa stai facendo. Ecco, mi sembra che non lo sappia più nessuno a questo punto. Cioè, comunque volevo solo dire... C'è gente che non sa, sta facendo un mestiere, cioè, dovunque, messa lì a cazzo. È per questo che va tutto male, perché nessuno sa fare il proprio mestiere effettivamente. Le radio uguali, poi le radio, facciamo un piccolo esempio, Radio DJ passa Jared Leto, ecco, lui veramente, se veramente esistono, se tutto questo veramente esiste sul serio, lui è proprio è uno schiavo di questo sistema, ha piramide dappertutto, sul simbolo c'è la piramide, ho visto pure la pubblicità al mare, ovvero al mare, che sono Max Gazzè, tutte le manifestazioni estive, loro vengono, questi direttori, non so in zona, mi pare fosse Luca
Lucca Festival, come si chiama, scusatemi. Però questi hanno lasciato la piramide, guarda caso, capito? Cioè queste, però alla radio DJ ci vanno, perché sono, comunque fanno sta musica, poi fanno un po' gli alternativi, ma in realtà sono dei fighetti da prendere a calci in culo. Cioè, di rock and roll, cosa ne sa questo qua? Che guarda caso fa tutto, fa l'attore, fa il cantante. Ha fatto il record dei concerti, questo qua, cioè gliel'ha fatto pure fare, ti faremo fare il record dei concerti, sei contento? Se funziona così, sarà così. Questa gente che si sottomette a queste lobby di potere dice va bene, io mi metto un po' lo stronzo, ma il discorso è resistere, quindi neanche essere corrotti. Ti do una buona notizia, in queste condizioni mica solamente... Ho potuto bere un'altra birra tra poco. Mica solamente la musica in queste condizioni. Ma sì, ogni cosa è così, lo so. Okay. Quindi se non appartiene al sistema non passi. Ho visto che la musica classica sta visibile, per essere troncata, ci sono maestri direttori d'orchestra che si stanno incazzando un poco. Ma sta finendo il teatro, esiste più il cinema italiano, non esiste più, capisci? Sono stati dei maestri, cioè, in effetti adesso chiunque ha idee, cinepanettone ha rotto i coglioni, io abolirei il cinepanettone a Natale non te lo vedi, vaffanculo, ok? E che cazzo? Allora, tutto ciò che non è in linea col sistema non deve esistere, o deve essere messo in sordina. Ho capito, ma noi siamo degli antagonisti. Perché... Prima dicevi Grillo, io sono molto severo con Grillo, quindi sì, lo dico apertamente. Perché alcune cose che dice Grillo io me le trovo anche dette nei bar sostanzialmente, solo che Grillo ha a disposizione 163 deputati e senatori, non so come li stia usando, però posso farvi usando un termine brutto, però vuol dire che priorità portano avanti. Prego. Anche nonostante so, perché mi vado a formare, mi sono informato pure sotto l'aspetto Grillo, no? Perché sì, non è che vado sì, a cazzo. Sì. Cioè, ma infatti Grillo l'ho seguito fin da quando ero bambino. Io da quando ero bambino guardavo Grillo, non mi ricordo più neanche che varietà era che... E poi fece quelli tra la due l'America, tra la due il Brasile, l'ho sempre seguito. Devo dire che a metà anni 90, quando non che ce l'aveva con i socialisti, stranamente solo con i socialisti, chissà perché. Vabbè, okay, però quando lo devo dargli atto che quando lo fecero non lo fecero più lavorare in televisione, poi cominciò a fare i suoi spettacoli era a metà anni 90 più o meno, mi ricordo. Io un giorno presi un suo spettacolo da un mio amico una VHS, cioè, me lo fai vedere? Ok, andai a casa e me lo guardai. E devo dire che ci rimasi, cioè ora in effetti lui almeno in quello spettacolo lì sdoganò un fracco di realtà che adesso sono ovvie perché le abbiamo sulla rete, ma ai tempi se non te le veniva a dire qualcuno anche tipo lui non lo sapevi, sapevo che una macchina poteva essere costruita in canapa. Benissimo. Io non lo sapevo, per esempio, cioè, sono cose che piano piano ho detto cazzo, ma allora veramente io non so una sega, cioè. Perché sai, uno vive sempre nel proprio orticello, ma a questo punto devi dire, ma allora è meglio che mi informo un po', cioè è meglio che veramente amplio i miei orizzonti, perché cioè, sono rimasto veramente col paraocchi fino all'altro giorno. Allora, quindi sì, devo dare atto che alla fine, casualmente, mi ha comunque detto, cazzo, anni forse... 90, metà anni 90, quindi poi arriviamo al 2000, lei, poi arriviamo, no, al, 2000, ancora, arriviamo mia, al 2010, guarda, siamo al 2013, adesso Grillo è, lui non direttamente in Parlamento, ma là comunque sì, un partito c'entra con la macchina anche lui, ho visto, okay, che è entrato quando cazzo comunque guarda la porta, un partito, che movimento, non potrebbe neanche entrare nella macchina, quindi se c'entra anche lui così vuol dire che anche lui, cioè che chi entra lì ha un ma di tutte queste potere, belle, cioè, di tutte queste belle cose, cioè, adesso non volevo parlare di politica, non volevo parlare specificatamente stare, perché sennò io mi posso entrare domande anche nello specifico e dirti che alla fine anche a me ha fatto girare un quindi po' tu giorno. Come papà, sì, come papà, che cosa ti senti di dire agli altri papà? Che, sono che cosa fare per cambiare un po' questa realtà, per lasciare un futuro diverso, almeno guarda, provare a lasciare un futuro diverso ai bambini? Purtroppo ce l'avessi, non sono così, cioè ancora non ci sono arrivato neanch'io, questa è la verità, infatti rimango uno dei preoccupati. Sono uno dei grandi preoccupati. Allora ti faccio una domanda particolare, che cos'è la responsabilità per te? La responsabilità è fare quello che devi fare al massimo delle tue possibilità nel momento in cui lo devi fare. Invece non dire come sempre no, adesso però, cioè, noi abbiamo sempre l'opportunità di dire sì, ma cioè, c'è sempre un escamotaggio. Secondo te, no? Se io mi interesso solo al mio piccolo e non estendo le mie azioni che sono anche utili agli altri, sono responsabile? Certo, se vivi nel tuo orticello sei responsabile, sì, perché comunque... E mi disinteresso di quello che accade nella società. Non contribuisci comunque in ogni caso a diffondere comunque un'energia positiva. Se uno vive da solo, cioè ognuno vive comunque magari nella paura, oppure è meglio che sto bene io, meglio, ma non porta niente.
implodi prima o poi, cioè, nel tuo orticello esploderà, non lo so. Cioè le azioni possono essere, possono avere come scopo l'egoismo personale? Ma molte volte sì, molte volte le azioni sono proprio egoismo, dipende che azione, ma molte sono... generosità e gioia totale, altre ma poi dipende sempre come lo usi. Poi l'egoismo può essere anche usato molte volte anche nella maniera, non può essere positivo fino alla fine, ma molte volte può essere usato anche in maniera positiva. Ogni cosa ha un opposto, cioè non c'è niente che non abbia un opposto, è come lo usi, cioè come e dove lo piazzi. Logicamente l'equilibrio sta nel mezzo, che ma tu quando informi qualcuno è come stare sulla lama di un rasoio, no? Quando stai nel mezzo, perché... Ti faccio un esempio, GL, ma tu quando informi qualcuno di questi poteri, oppure dici, ma guardate in alto, beh, adesso non piace per uno sciamano, qualcuno... non sono il mago Gabriel, lei è neanche il mago Rozzo. E quando informi qualcuno di queste cose e ti dicono, vabbè, sì, allora, tu come ci rimani? Che cosa ti aspetteresti da queste persone? Ma niente, mi spiace, perché non usano... Hanno perso anche, magari nonostante abbiano avuto... o abbiano comunque dei nipotini, perché i bimbi sono magia comunque, hanno perso quel loro lato puro che è quello infantile, perché l'unico lato puro che abbiamo rimane quello infantile, poi dopo veniamo contaminati sempre di più, cioè crescendo siamo contaminati, noi in questo momento siamo contaminati. Io per responsabilità quindi, intendo questo, interessa anche a me quello che accade, non che dico vabbè, sì, no, ci mancherebbe, quello che intendevo, no? Responsabilità sì, l'interesse della gente non c'è, perché se tu vai a parlare di certe cose, come parlo io spesso anche in giro, anche a cazzo delle volte, devo dire la verità, molte volte trascino le persone nei miei discorsi, non ci credono, oppure se gli parli di qualcosa di, come te sai, faccio una roba a caso, no? Che avevo detto magari negli anni, sai, signora, sa, le Torri Gemelle sono tirate giù gli americani, a quanto pare, no? Certe persone non sanno neanche lontanamente cosa potrebbe essere certo. Successo, se terrorizzano, come lei mi dice una roba così, non è possibile, non può essere vera. Io mi chiedo, questa gente dove cioè, sono gente che comunque andrà a votare, sono gente che deve avere una coscienza civica e non sei nulla, ti è bastato vedere, cioè, si accontentano. Questo è quello che mi dicono? Basta, io sono a posto così, che me ne frega a me. Che cosa ti dicono? Cosa mi interessa? No, ma non mi interessa, non voglio sapere, ti fanno. Capito? L'ultima domanda è un po' provocatoria. Non è detto che magari ci sia una risposta, però io me la sto ponendo a diverso tempo. Io trovo che tantissima gente intelligente, capace, competente, appassionata di quello che fa. Come dire, questo paese è pieno di gente così. Ci mancherebbe. Allora, perché ci si limita a contestare questo sistema e non si comincia a creare qualcosa di parallelo, alternativo non mi piace, ma qualcosa di parallelo, qualcosa che faccia cultura in un altro modo, anche musica in un altro modo, anche arte, anche politica, perché no? Invece no, continuiamo a lamentarci, perché comanda? Ma non costruiamo niente, capisci? Siamo tornati al punto del discorso primario. Chi comanda non sono queste persone, in fondo sono messe lì come pedine, non possono fare, cioè se no non sarebbe, se ci fosse lì un altro posto loro non potrebbe essere lì, perché non farebbe quello che in realtà sono messi lì a fare. Sì, quindi sono chiunque è messo anche loro, lì certo, in quasi tutte, certo. In tutti i livelli della società è messo lì per un motivo oramai, questo è il problema. Cioè una persona che vuole migliorare le cose, io l'ho notato anche nelle piccole cose che ho fatto nella vita, no? Con certa gente che ha del potere, tra l'altro, cioè non ti caga. Tu gli fai una proposta, questo non ti calcola, come se non esistessi. Tu fai una proposta per migliorare una cosa, non vieni calcolato. Queste persone sono anche arroganti, supponenti, presuntuose, si pensano di essere chissà chi. E allora andrebbero ridimensionate, scusate adesso un attimo lo sfogo, con delle gran calci nel culo o degli schiaffoni in faccia. Perché se non ci arrivi da solo che stai facendo la cosa sbagliata, qualcuno dovrà venirtelo a dire, è come un bambino, no? Stai facendo una cosa sbagliata, lo devi fare a un certo punto, lo devi dare una sculacciata, perché sennò non si ferma. In effetti è un discorso che poi alla fine sfoggia sempre in un pensiero violento, no? E non va bene, perché non va bene neanche vivere tutto il giorno con pensieri violenti o con sentimenti di odio o di rivalsa, oppure di cazzo, a un certo punto comincia veramente a vivere male, perché poi vivi male veramente, perché fa male vivere così, non fa bene, certo, vivere così, certo. Fa bene vivere nell'amore, vivere io ho l'amore di mia figlia, sono incazzato come una iena, mia figlia certe volte ci mette un po' di più, però mi dà un bacio, mi coccola, cioè, per dire, mi sciolgo, però ho bisogno dell'amore di mia figlia. Se io fossi da solo sarei tutto il giorno incazzato come una iena. Ti facevo questa domanda anche queste facce da culo, non so se lì mi si vede, ok,
Ti facevo questa domanda perché in questo momento ci stanno riprendendo non me ne ero accorto. Due ragazzi con i quali ogni tanto si parla e sono professionisti di alto livello, con grandissime idee anche di realizzare video, di realizzare documentari. In realtà mi chiedo, perché non ci si comincia a organizzare? Perché non cominciamo a trovare noi dei canali, dei modi, piuttosto che stare a lamentarci? Ne parlavo prima con Daniele. Anche noi abbiamo delle idee, penso, veramente, veramente fantastiche. Non riusciamo a trovare, per esempio, un editore vero, degno di tale nome, che sia interessato. E allora, perché non cominciamo a organizzarci per cercare noi delle risorse? Allora, in effetti i canali sono diventati pochi. I canali dove trovare qualsiasi roba, qualsiasi cosa di alternativo, di cultura alternativa. Mi fai dire se no va poi parlare dell'alternativo, perché l'alternativa non c'è un cazzo. Sarebbe quella invece reale, l'alternativa rimarrebbe l'altra per me, capito? È talmente alternativa che non la cago proprio. Quindi siamo rimasti in pochi. Stiamo diventando una nicchia, penso di gente, che una nicchia, cioè, su 7 miliardi vuol dire un tot di milioni. Non so quanti veramente hanno capito come funziona tutto questo meccanismo. Secondo me veramente mi fa veramente tristezza che lo capiscono in pochi, e molti che magari arriveranno a vedere magari questa intervista, o qualcuno che magari si soffermerà per caso, penserà che sono pure un coglione che comunque credo al complottismo, alle scie chimiche, all'ARP, che ce l'abbiamo pure in Sicilia, a quanto pare. Io ancora non sono riuscito a individuarlo, ma cioè, forse pochi lo sanno, forse per questo che i terremoti succedono anche dove ci sono zone paludose, no? Dove l'anno scorso comunque dovevamo fare consiglio l'album. Consiglio l'ultimo libro di Gianni Lannes. Ma tanto stiamo parlando di robe che... Di cose il titolo che è Terra Muta, magari vale la pena leggerlo. È un giornalista molto serio, quindi... Ma perché questi giornalisti non sono mai in televisione? Per la stessa ragione, diciamo prima. Comunque, guarda, io vorrei chiudere con una buona notizia. Questa è una mia grande convinzione. Qualcuno magari tenterà anche di togliermela dalla testa, ma credo che sarà difficile. Io non so quanti anni ci vorranno per vincere questa battaglia. L'unica cosa che sono certo è che la vinceremo, questo è un dato certo. Probabilmente ci toccheranno sofferenze enormi, e arriveremo a robe inenarrabili, ma alla fine ce la faremo, ne usciremo sicuramente, perché non possono vincere. Questa è la mia grande convinzione. Ma guarda, lo sei venuto di me, ogni impero alla fine è imploso, quindi anche qualunque roba stia succedendo alle nostre spalle, quindi questo impero di persone, che è un impero alla fine, sono poche, sono sempre... Un'oligarchia. È un piccolo impero che noi non, è invisibile, che non vediamo, no? Sicuramente durerà. Cioè, loro cercheranno di farlo durare il più lungo possibile, logico. Però la storia lo insegna, la storia proprio lo insegna perfettamente. Cioè, nessun impero è mai durato oltre un tot. Ma comunque, anche quelli più recenti. Sì, perderanno, sarà dura, sarà durissima. Se la storia è storia, cioè se i cicli storici non mentono, allora c'è una speranza, perché comunque, come tu mi hai detto prima, come la vedi? Io non la vedo così bene, in effetti, sono preoccupato, ma anche perché bisognerebbe arrivare veramente a essere violenti, come tu hai detto, magari subiremo, arriveremo alla fame, arriveremo a mangiarci fra di noi, perché alla fine qui si parla di zombie, ci sono delle cose fantascientifiche che escono poi ogni tanto, che uno... Diceva, prepariamoci a grandi terremoti, soprattutto in Italia, prepariamoci a dei terremoti. A dei virus anticipati da videogiochi con cui abbiamo giocato tutti come Resident Evil, li l'ho fatti tutti, cioè uno si chiede se poi veramente uno la biotecnologia è già riuscita ad arrivare, i virus non li buttano neanche via, a quanto pare. Adesso noi potremmo crearci, a quanto pare, dei virus. Se tu vai il piccolo chimico del virus, no? te lo criticherei, un piccolo virus, certo, a casa tua. Certo. Cioè, Lo spruzzi un po', cioè io sono un'arma, ho attaccato la... per dire... Né? Perché una cosa che non ci siamo detti è la riduzione della popolazione. Le famose pietre della Georgia che abbiamo messo comunque anche nell'album. Cioè che quella pietra è abbastanza inquietante, perché dice che comunque la popolazione della Terra non dovrebbe... La parla di 500 milioni. 500 milioni. 500 milioni. 500 scusa. Milioni. Sì. Cioè siamo in 7 miliardi, dovete fare una strage. Vabbè, io direi che con la prima chiacchierata ci siamo detti un sacco di cose. Vorrei, appunto, almeno dal mio punto di vista, lasciare
ci sarebbe da approfondire un po', però io logicamente non sono un tuttologo, quindi non è che ci mancherebbe. Io ho il mio punto di vista, comunque io spero che alla fine le persone, attraverso anche un'intervista come quelle che fai tu, che fate voi, e attraverso una band come la nostra che comunque non molle e insiste comunque anche a fare testi di un certo tipo, anche se li fai in inglese, anche se in Italia l'inglese lo sappiamo in pochi, e questa è un'altra arma a nostro svantaggio. In Europa lo parlano tutti benissimo, noi non sappiamo parlare un cazzo, facciamo ridere sul serio, quindi perché non insegnarlo subito all'elementare, che cazzo me ne frega, così almeno facciamo una figura, anche una bella figura, non come il signor Silvio che andava in giro non sapeva neanche parlare una specie carna parola, non so neanche che cazzo stanno dicendo delle volte quando sono in giro a parlare in inglese. Comunque, cazzo stavo dicendo, niente, non mi preoccuperei del Silvio. Ho detto la parola Silvio che va in giro. Mi si è spento il cervello. Non mi preoccuperei del Silvio che andava in giro e non sapeva l'inglese. Ci sono altre vergogne che dovremmo preoccuparci. Ho fatto un piccolo esempio, ci mancherebbe, non è questo. È che proprio ogni cosa viene proprio messa, cioè studiata apposta per lasciarci più, sempre più noi siamo indietro, noi ci vedono veramente come terzo mondo, forse non ce ne siamo resi conto, in Italia noi ci vedono come terzo mondo, ci vedono come noi vediamo certi, abbiamo certi pregiudizi verso certe popolazioni dell'est, ci guardano così, per gli americani quando vengono qua, anche nel nostro piccolo, nel nostro ambiente eccetera, ti guardano come se fossi poveretto, cioè, e non riusciamo mai a valorizzare niente, perché penso che non vogliamo valorizzarlo a sto punto, perché non... Cioè, abbiamo solo tre minchiate, cosa abbiamo noi? Il calcio, poi cosa che abbiamo? Non lo so, guarda. La figa, abbiamo ce l'ha in tutto il mondo. Infatti la figa è in tutto il mondo, sappiatelo, comunque girate troverete figa a profusione. I politici stronzi ci sono in tutto il mondo, quindi non cambierà niente. I nostri sono particolarmente bravi nel tradimento della loro patria. No, sono bravi a farci fare delle figure di merda, perché se siamo guardati come terzo mondo, come comunque un paese di coglioni, possiamo ringraziare anche loro, cioè all'estero ci fanno una pubblicità che fa veramente, io mi vergogno di essere italiano, infatti mi sta sul cazzo anche quando gioca la nazionale, che uno dovrebbe sentirsi nel piccolo momento, guarda, italiano, vaffanculo, io non abbiamo non trovato una cosa italiano, qui la pensiamo in maniera un po' diversa, io non mi vergogno di essere italiano, no, ma neanche io, ci mancherebbe. Anzi sono orgoglioso, perché siamo un popolo genialoide, per me siamo dei geni. Un popolo la di cultura geni. L'abbiamo fatta noi, siamo un popolo, noi, siamo un popolo che ha avuto, che ha particolari altre caratteristiche, ma soprattutto abbiamo avuto, perché ce li meritiamo tutto sommato, dei governanti che ci hanno soprattutto tradito e svenduto. Fin dal principio. Questo è e non riusciamo a capirlo. Da subito la seconda guerra mondiale ci hanno tradito comunque. Sì, anche prima, io parlo del sud. Sì, che... Probabilmente anche prima. Adesso la storia d'Italia l'ho un po' ripassata. Sarebbe lunga. Ma è talmente... alla fine, se entriamo nei particolari non riusciamo più, quindi ci vorrebbe anche un docente di storia. Io sono negato, quindi non mi ricordo neanche. Io ho dimenticato qualunque data mi sia stata fatta ricordare meno a scuola. Male, io l'ho fatto proprio... un reset. Resettato, meno cioè, male. Non mi ricordo una data di guerra, vaffanculo professoressa, hai capito? Non me ne ricordo più una. La guerra l'ho dimenticata. Io sono per la pace, sono contro le armi. Mi spiace appunto pensare che l'unica soluzione che ci potrà essere, cioè questo mi spiace pensare, e penso che non sono l'unico che lo pensa, che probabilmente sarà una soluzione violenta. E non è una bella cosa da pensare. Io non voglio un futuro violento. Come siamo altri, perdenti, cioè, sulla soluzione violenta siamo perdenti. Lo so che siamo perdenti, però se tu vai a protestare per i tuoi diritti, io queste sono cose che ho visto anche recentemente, i diritti di lavorare, perché tu hai una famiglia e sono i tuoi diritti, perché l'Italia è una costituzione basata sul lavoro, cioè tu togli il lavoro a una persona, c'è una famiglia, ma cosa deve fare? Cioè, o si ammazza o viene a cercarti, cioè, sono due casi. Queste persone però vengono sempre respinte e vengono delle volte, sono dei lavoratori, cioè non sto parlando dei black bloc, capito? Gli vengono mandati poi alla fine il servizio d'ordine che gli tirano delle gran manga nel latte, ma questo non mi sembra giusto. Cioè, allora a questo punto, per questo che uno pensa, la soluzione finale quale potrà essere? La soluzione finale è che diventiamo tutti responsabili, che cominciamo a informarci, che apriamo la mente. Alieni, che dicevo, ci vuole una cosmica nuova. Sugli alieni, anche là, capitoli che meglio non toccare. Tu dici che adesso ti faccio una domanda, tu dici che non esistono, giusto? Che... Guarda, l'argomento è così complesso. Ecco. È così complesso. Allora ne parliamo un'altra volta. Io sono portato molto a pensare che siano fenomeni molto terrestri, invece. Però lasciamo stare. Sono terrestri. È un argomento che porterebbe piuttosto lontano. Anche perché c'è un fracco di roba da dire. Chiudiamo, dai. Chiudiamo. Okay.
Io ti ringrazio della bella chiacchierata e in bocca al lupo per la vostra musica, e speriamo che in questo paese tutto ciò che rappresenta, fra virgolette, l'alternativo possa prima o poi trovare dei canali. Forza, grazie, non deve essere per forza. L'importante è dare spazio, cioè dare la possibilità, secondo me, a un ragazzo giovane di avere una scelta. Cioè, poi uno dice, se, ma almeno una scelta di dire, va bene, io posso scegliere tra questo e quest'altro o quest'altro. Cioè, non che invece c'è univocamente una sola direzione, no? Fatta apposta. Se non è una scelta, poi non puoi scegliere, logicamente. La scelta in generale per qualsiasi cosa è stata tolta. Capito? Loro preferiscono dire, guarda, sei libero di scegliere liberamente ciò che loro hanno deciso. Quel cazzo che ti dico io. Ok, okay. Questa è la scelta. Comunque io voglio congedarmi così. Vaffanculo. Alla fine. No. Rifatto. No, perché sull'alba abbiamo messo questo personaggio che manda a fanculo. Rifallo. Comunque vaffanculo, amici, non vi guardo più. Nel senso, sto parlando con gli amici per in televisione. Non vi guardo più. Ciao.